Con quel visetto e con quel carattere non poteva non farsi amare dalla gente. Quel ragazzo canadese, vincitore della Formula Atlantica americana e con un solo gran premio di Formula 1 alle spalle, in Inghilterra su McLaren, aveva già incantato Enzo Ferrari. Sarebbe diventato il mitico Gilles Villeneuve. Mi hanno segnalato questo Gilles Villeneuve. Puoi conoscerlo, parlarmene, senti un attimo se lui è disposto a firmare un precontratto con la Ferrari. Chiamai questo Villeneuve al numero che mi diede Ferrari ed ero lì nella hall ad aspettare questo Gilles Villeneuve. A un certo momento arrivano due ragazzi, un ragazzo e una ragazza in moto, un Harley Davidson, vestiti di nero, di pelle, proprio blouson noir, no? Entra, praticamente entra quasi in albergo con la moto, la lascia proprio sull'entrata. E sto ragazzino entra con fare abbastanza minaccioso, va alla reception e io guardavo questo qui un po' così stupito, no? E dice in dialetto quebecoise, in slang quebecoise, dice: "Vuoi parlare avec monsieur de Tor?" Allora mi alzo, capisco che questo Villeneuve, e incominciamo a parlare, siamo stati un paio di ore insieme. Gli inizi ferraristi di Gilles Villeneuve non sono facili. La sua voglia di emergere, di primeggiare, la sua irruenza ne mettono in luce alcuni aspetti negativi. Dopo aver debuttato con la Ferrari già nel 77 in Canada, dopo che Lauda ha lasciato anticipatamente la squadra, ed essersi fermato per un incidente, alla sua seconda gara in rosso nel Gran Premio del Giappone si tocca con la Tyrrell di Peterson e la Ferrari vola fuori pista, provocando la morte di due addetti. Ferrari è preoccupato. Quelle ingenuità professionali gli fanno pensare di lasciarlo a piedi. Poi ci ripensa. Per fortuna. In realtà Villeneuve deve solo maturare perché sa quanto è difficile per un pilota accedere alla Formula 1. Il 78 è la sua prima stagione piena. Al fianco di Reutemann si segnala per la spettacolarità della sua guida. Frenate al limite, sorpassi impossibili, eccessi di generosità evidenziano quell'audacia alla Nuvolari, come la definisce lo stesso Ferrari, che entusiasma le folle. Il talento del campione c'è, parte due volte in prima fila, ottiene due secondi posti, un terzo. E conquista la prima vittoria proprio nel Gran Premio del Canada, a Montréal, davanti al suo pubblico entusiasta. Ma non basta per ottenere la prima guida. Nel 79 la Ferrari assumerà Jody Scheckter, al quale Villeneuve, con la sua onestà, promette appoggio ed amicizia. Il 79 inizia alla grande. In Brasile precede Scheckter, in Sudafrica vince. I suoi sorpassi all'esterno diventano leggendari. Quando in Olanda fa un giro su tre ruote, il suo equilibrismo manda il pubblico in visibilio. Ferrari è ammirato dal suo ardimento e gli perdona la capacità distruttiva di semiassi, cambi di velocità, frizioni e freni. Ma come si fa a non entusiasmarsi per un pilota che ingaggia quello storico duello con Arnoux al Gran Premio di Francia a Dijon? Gilles vince altri due Gran Premi, Long Beach e Watkins Glen. Va anche in testa al campionato e Scheckter dovrà tirar fuori le unghie a Zolder e Monaco per costruire il suo titolo. Gilles rispetterà le consegne con l'amico Jody, frenando il proprio istinto e aiutandolo a vincere il titolo a Monza. Il successo, ecco, questo lo ha indubbiamente reso un uomo più complesso, ripeto, forse con delle interferenze non sempre positive da parte del suo entourage, ma questa è la storia forse di quasi tutti i piloti, grandi piloti.
Slow, il cartello della discordia nella corsa della discordia. Al Gran Premio di San Marino ad Imola, i due ferraristi sono padroni della corsa. Gilles in testa quando si ingaggia un gioco di sorpassi fra lui e Pieroni. All'ultimo giro, Pieroni interpreta il cartello slow a suo favore e inaspettatamente va a vincere. Gilles si sente tradito. È furioso. Zolder, Gran Premio del Belgio, 15 giorni dopo. Forse questo è l'ultimo primo piano di Villeneuve. È ombroso. Vuole dimostrare a tutti che il numero uno è lui. È l'ultima volta che lo vediamo al volante della Ferrari numero 27. E questa è l'ultima scena della sua vita. Andava sempre forte. Doveva rientrare al box. Quindi non aveva ragione di andare forte. Io non trovo parole d'occasioni. Sono stato male, ecco tutto. Gilles Villeneuve, un ragazzo canadese minuto, simpatico, audace, generoso, che aveva il potenziale per scatenare una febbre che ha appassionato le folle. Un campione che ha entusiasmato pur non vincendo molto, perché ognuno potrebbe dire quel che disse Ferrari. Tutte le volte che l'ho incontrato, per me era una festa.